Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto per un nuovissimo videocorso in cui lancio un'altrettanto nuova funzionalità introdotta in PanQuiz, l'applicazione interamente made in Italy per creare e somministrare efficaci e reali verifiche digitali. Ebbene, la novità sta nella introduzione per i nostri alunni o compilatori di poter fornire una risposta aperta. La troveremo indicata come testo libero, per cui noi a seguire la valuteremo, assegnando un punteggio graduato ad esempio in forma di risposta errata, se nessuna risposta, risposta corretta, eccetera, eccetera. Per i primi passi su PanQuiz vi rimando davvero ai miei videocorsi ufficiali già presenti qui sul canale nell'apposita playlist rubrica. Dopo aver effettuato l'accesso, clicchiamo subito su Crea nuovo. Andiamo a cliccare un questionario, ed anche tutti questi passaggi sono presenti proprio nei videocorsi a cui ho fatto cenno. Digitiamo in alto su Fai clic qui il titolo della nostra attività, verifica Divina Commedia, un clic su OK. Andiamo a cliccare sul più in basso a destra ed ecco che avremo le due opzioni principali di ogni blocco domanda, generale e opzioni, due linguette distinte. Andiamo a cliccare sulla tendina della tipologia per scegliere testo libero. E a questo punto, con un clic, componiamo la nostra domanda, sapendo di poterla anche formattare. Pensate quindi ad un alunno con BES o DSA che trova così parole in grassetto, sottolineate, quindi uno strumento davvero inclusivo. Digito, ad esempio, un quesito a risposta aperta sulla Divina Commedia. Quindi, tu cosa avresti fatto al posto di Beatrice? Descrivilo sinteticamente, soffermandoti, eccetera, eccetera. Andiamo a fare un clic su opzioni, perché in opzioni abbiamo l'obbligatorietà della risposta, l'eventuale tempo massimo per la singola domanda, e aprendo con un clic la tendina dei feedback, vediamo che a questo punto noi specifichiamo cosa deve accadere se la risposta è esatta. Un punto? Ebbene sì, assegniamolo. Molto bene, virgola, questa è la classica correzione in digitale che faremmo in cartaceo a penna. Se errata, invece, a questo punto andiamo a precisare. Se errata, noi qui andiamo a prevedere che il punteggio sia di 0, per cui in realtà non hai centrato il tema chiave della domanda, eccetera, eccetera. Potremmo trovare anche tra le varie opzioni la voce se nessuna risposta, così da determinare una casistica in più. Il classico se la lascio in bianco? Ovviamente questo non accade se la risposta è obbligatoria, perché se io lascio questa risposta come saltabile, addirittura specifico cosa accadrà se la lascio bianca. Potrebbe essere, diamo uno 0.3, ad esempio, clicchiamo su salva. Come vedete, la nostra domanda 1 è classificata testo libero. Ricordo che andando a questo punto sull'ingranaggio in alto, nella stessa riga del titolo verifica, abbiamo tutte le efficacissime opzioni di ogni questionario PanQuiz e che andando su altro possiamo corredarlo di una immagine, di copertina, eccetera, eccetera, ma che andando su opzioni troviamo le straordinarie opzioni sicurezza e accessibilità per poter richiedere, ad esempio, una password da parte degli alunni. Se mi consentite un'analogia, qui abbiamo un impianto formidabile anche se fosse una prova nazionale in Valsi, perché l'alunno, se voglio, inserisce una password prima di fare la verifica. Il questionario è attivo solo nell'ora della verifica. E addirittura,
con un clic su blocca il computer durante gli svolgimenti, è una funzione anticopio per cui non può uscire dalla verifica o cercare risposte altrove. Ecco la forza di PanQuiz. Insomma, ci tenevo a mostrarvi anche una piccola sintesi di quelle funzionalità tante, devo dire, introdotte da Paolo Mugnaini nel tempo. Bene, e poniamo di aver predisposto la verifica oggi per una somministrazione futura. Clicchiamo sul logo PanQuiz e torneremo al cruscotto delle nostre domande. Ecco la verifica Divina Commedia. Vado a cliccare sul bottone blu Assegna e ancora su Assegna. Diverse le modalità di assegnazione, ve lo rammento. Gli alunni più grandi, dipende dal nostro ordine di scuola, dall'abitudine al digitale, potranno anche adoperare la app ufficiale di PanQuiz inserendo il PIN dopo aver cliccato su Svolgi. Oppure ancora abbiamo la possibilità di condividere un link diretto pronto all'uso. Io ora copio proprio il link esteso pronto all'uso perché simulo di essere un alunno. E cosa faccio? Vado sui tre pallini in alto a destra del mio browser Google Chrome che vi consiglio, apro, come sapete, una nuova finestra di navigazione in incognito, all'interno della quale incollo l'URL, l'indirizzo della mia domanda. Eccoci qua, verifica Divina Commedia. Tu cosa avresti fatto al posto di Beatrice? Spazio di testo libero, posso digitare veramente in abbondanza, cliccare su Pulisci se c'è qualcosa che non va e devo correggere. Vado a cliccare su Invia, ancora su Sì, Invia. L'alunno vede che in realtà l'esito è da valutare, non ci può essere un punteggio automatico, anche laddove altre domande fossero a scelta multipla, ad esempio. Ebbene, cosa vede il docente? Intanto vi sarete accorti, o perché avete ascoltato questo simpatico trillo, o perché con l'occhio lesto avete notato che si è accesa una spia rossa sulla campanellina, che all'insegnante viene notificata la consegna della verifica. Eccolo qua. Questionario verifica Divina Commedia è stato svolto una volta. Ma non solo, perché in realtà adesso, se io clicco sulla icona svolgimenti posta nel riquadro Divina Commedia, che cosa vedrò? Eccoci qua. Svolgimento 1. Vedete? Questo mese 1. Normalmente è splendido anche questo indicatore grafico, il a colpo d'occhio, perché se è una verifica, magari un rinforzo delle competenze, io vedo se la classe effettivamente ha capito o meno. Andiamo sotto. Eccoci qua. Da valutare. Ok? Valutare come? Vado sui tre pallini e vado poi su Visualizza. Si apre dunque la verifica di quel candidato, di quell'alunno. Clicco su Visualizza e io qui ho la risposta e il tocco, il cappellino universitario valuta domanda, che clicco ed ecco qui, guardate. Risposta parziale. Diamo uno 0,5. Feedback individuale. Non hai centrato il tema chiave della domanda, ma noto lo studio e il miglioramento. Dopodiché un clic su Valuta. Guardate, questo messaggio di feedback individuale sarà visualizzato soltanto dall'utente che ha svolto la verifica al questionario. Io clicco su Valuta e a questo punto, con questo sistema, io ho assegnato 0,5 punti. Vedete? Su 1 punteggio, c'era una sola risposta in questo caso. Guardiamo in alto, venite insieme a me. Vedete le icone che abbiamo? Addirittura posso inviare tramite email, sulla mail istituzionale dell'alunno, la mia valutazione. Oppure ancora posso condividere, per l'amore di Dio, ma questa è una funzionalità accessoria, in altra maniera l'esito. Quindi che cosa capiamo? Che abbiamo uno strumento digitale sì, che però fa ciò che normalmente noi vorremmo fare in cartaceo.
la sottolineatura, il feedback, la correzione, il punteggio variabile se vogliamo incoraggiare o meno. Ecco, abbiamo ora uno strumento digitale completo che rende tutto questo possibile. Lascio a voi la prova pratica su strada, come sempre, e tenete sott'occhio PanQuiz per la gioia dell'amico Paolo Mugnaini, ma anche per la gioia di tutti noi che così abbiamo a scuola uno strumento, ripeto, scolastico italiano, calato davvero nel contesto classe. Io ci sono e ci sarò per commentare con voi tutte le novità che PanQuiz potrà cogliere nell'immediato presente e nel futuro. Ancora un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e ci vediamo nel prossimo video e con il prossimo video.